Oggi vi parlo della concimazione delle nostre aiuole permanenti. Come vedete, stiamo preparando un nuovo settore di aiuole e tutte queste aiuole rialzate vengono arricchite da questo letame, questo humus di lombrico, che è un concime naturale, è letame di vacca lasciato maturare per diversi mesi e dato poi in pasto ai lombrichi che l'hanno mangiato e espulso nuovamente arricchendolo dei loro enzimi, della loro flora intestinale. Quindi è un ottimo concime per le nostre piante. Come vedete ne abbiamo distribuito parecchio. Adesso verrà interrato con la fresa all'interno del terreno e poi sopra ci pianteremo le nostre piante. Questo è un aspetto fondamentale per avere un buon risultato e per garantire alle nostre piante un'alimentazione costante nel tempo, perché questo humus rilascerà nei mesi tutte le sue proprietà e tutto il suo nutrimento per le piante che non staranno mai senza mangiare. Ecco, questo è un aspetto fondamentale, soprattutto anche in questo periodo così caldo, dove le piantine devono avere una buona base per resistere. E qui vediamo i trapianti precedenti di cavolfiori e broccoli vari e vediamo che sotto la nostra terra ancora umida c'è un misto di parti vegetali secche che è dovuto al sovescio che abbiamo fatto l'anno scorso di misto di leguminose e graminace, quindi queste piante si trovano ad avere una buona concimazione fatta di sovescio e humus di lombrico. Questo è appunto la base che garantisce una buona crescita delle piante. Ci vediamo alla prossima.